coach Barisciani, una sconfitta al tie break, ma veramente tanti segnali positivi, una bella prestazione per il BBC. Sì, i segnali positivi sono molti. Stiamo ritrovando in campo quello che stiamo facendo in settimana. In settimana siamo molto più esigenti con noi stessi, con tutti quanti. Abbiamo deciso di smetterla di parlare inutilmente dei problemi, delle cose che ci affliggono. Se andiamo avanti e usciamo da questa situazione, lo faremo solo lavorando e non lavorando e basta, perché il lavoro paga se fatto in un certo modo. In questo momento sono 15 giorni che stiamo avendo un altro atteggiamento in palestra, si vede anche in campo. Noi oggi dispiace non essere riusciti a vincere, però insomma, abbiamo giocato alla pari contro una squadra dagli obiettivi dichiarati. In alcune situazioni purtroppo noi attacchiamo, prendiamo in faccia uno che passeggia per il campo e la palla non tocca il soffitto, quindi va bene così, prendiamo tutto quello che c'è di buono e continuiamo su questa strada senza pensare che basta quello che abbiamo fatto. Appunto, come ha detto lei, avete giocato alla pari contro una squadra tecnicamente molto forte. Questa è la conferma che alcuni risultati del BBC erano più dovuti a un qualcosa di psicologico che tecnico. Ma poi magari la partita è la partita lo stesso, ma la devi giocare. Noi purtroppo in certe occasioni, un po' per fragilità, un po' per nervosismo, un po' per troppa voglia di parlare, abbiamo concesso delle partite senza giocarle. È anche vero che poi dall'altra parte della rete c'è sempre un avversario, bisogna fare i conti anche con lui, ma oggi l'avversario era sicuramente di livello rispetto a tutti quelli a cui abbiamo regalato un po' troppo, quindi l'atteggiamento deve essere questo. Poi non è detto che giocando col coltello fra i denti le vinci, ma se non giochi col coltello fra i denti di sicuro le perdi. Un punto però che può sicuramente dare un po' di ottimismo. Ma in realtà l'ottimismo noi internamente ce l'abbiamo dalle settimane, da quello che facciamo in palestra il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, poi anche Tuscania, sì non siamo mai arrivati a 20, ma quello che abbiamo fatto noi in Tuscania non è stato facile, quindi più che i risultati, il punto fatto, quello che succede la domenica, in questo momento noto che c'è un po' più di tranquillità e di serenità nel modo diverso di lavorare, quindi quella è la cosa più importante. Poi un punto, due punti, tre punti, prima o poi dobbiamo farli questi punti, per carità, quindi averne fatto uno contro Spoleto vuol dire che se tutti gli altri non riescono a farli quando giocano in casa allo Spoleto è buono per noi, ma lo vedremo poi alla fine. Grazie coach. Prego.